Nel turno infrasettimanale di Serie D, l'Agnone perde in casa per 1-2 contro il San Nicolò Notaresco. Una partita che i padroni di casa hanno condotto egregiamente per la prima mezz'ora di gioco, prima che il San Nicolò tirasse fuori tutta la propria grinta per accaparrarsi 3 punti. E non è bastato l'ingresso in campo fin dai primi minuti di gioco del nuovo arrivato Luca Ricciardi, classe 1989, centrocampista di spessore, che vanta presenze anche in Serie B, come nel Latina. Ma andiamo alla cronaca del match. Primo squillo arriva al 9° minuto di gioco, proprio con Ricciardi, che su calcio di punizione non inquadra lo specchio della porta per pochissimo. Poco male, perché un minuto dopo è Lamin che, dopo una ripartenza in contropiede, infila la rete rossoblù ed è 1-0 per l'Agnone. I ragazzi di Mister Meco Monaco sembrano davvero padroni del campo e lasciano poco spazio agli avversari. Li vediamo infatti al 20° minuto su un insidioso calcio piazzato dai 25 metri di Minella, ma il numero 1 di casa devia in angolo. Al 32esimo l'insidia si trasforma in un pareggio. Ottimo schema su calcio di punizione di Liguori, che infila la rete di Kuzmanovic per l'1-1. Sul pareggio dunque si va negli spogliatoi. Al rientro in campo il San Nicolò Notaresco sembra più concentrato dell'Olimpia Agnonese, che si ritrova praticamente sotto assedio. Al 6° minuto Kuzmanovic riesce ad intercettare un tiro insidioso di Liguori. All'8° è l'ex di turno di Lollo, che va di poco a lato con un tiro raso terra. Al 10° minuto vediamo l'Agnone con un ottimo Antonelli, uno dei migliori in campo in questo match, ma il suo tiro al volo viene deviato in corner da Monti. Siamo al 15esimo e sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo la difesa granata si imbambola, lasciando spazio a Salvatori, che mette la firma sull'1-2 finale. C'è ancora spazio per i padroni di casa per riagguantare almeno il pareggio, ma non ci riesce, nonostante 2 nette occasioni almeno. Al 21esimo con un Antonelli da brivido che va al lato di poco e al 44esimo sempre con Antonelli che ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Monti si tuffa e salva tutto. Il San Nicolò Notaresco se ne torna a casa con un bel bottino che segna punteggio pieno in classifica. L'Agnone, inchiodata ancora a 0 punti, deve assolutamente lavorare sodo per allontanare questo avvio di campionato piuttosto inglorioso. All'inizio del campionato ci sono degli equilibri che a volte non sono veritieri. Sicuramente forse la vera forza dell'Agnonese non è quella che rispecchia la classifica in questo momento, però possono capitare delle partenze magari non felici. Noi l'opposto, siamo partiti con una squadra nuova, quasi completamente rinnovata, siamo partiti forte, abbiamo avuto la fortuna di fare 3 vittorie in questo momento. Però ecco, nulla, credo che per quanto ci riguarda sia venuto a caso. È un gruppo che lavora molto bene, è un gruppo che dà ampia disponibilità e quindi di questo sono molto contento, perché anche oggi avevamo 2-3 defezioni e chi è entrato in campo dal 2001 e via dicendo hanno risposto sempre presente. Mister, prestazione superlativa da parte dell'Under Liguori. Liguori in questo momento sappiamo le qualità del ragazzo, sappiamo che sta migliorando, viene da un percorso qui a San Nicolò Notaresco dall'anno scorso e quest'anno ci abbiamo puntato, perché giustamente ha delle qualità che per il nostro modo di vedere sono importanti. Sta dimostrando il suo valore, al di là dei gol che in questo momento sta facendo, però sta dando una grossa mano alla squadra e per il nostro sviluppo di gioco è molto importante. Ho detto ai ragazzi sin dalla prima di campionato che la prima di campionato ci serviva per fare il risultato, era importante per prendere certezze. Man mano che questa è la terza, credo le stiamo acquisendo, stiamo prendendo fiducia in noi stessi. E credo con questa voglia, con questa determinazione che i ragazzi mettono in campo, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ecco, dove possiamo arrivare non lo so, in questo momento ci godiamo queste 3 vittorie, sappiamo che arriveranno dei momenti difficili, questo è senza nulla nasconderci, che verranno, quindi dobbiamo fare mente locale di quello che stiamo facendo adesso e ci deve dare grossa consapevolezza. Un giudizio sulla prova di un ex, del grande ex di turno che è Lucio Boris di Lollo?
Ma Lucio si sta adattando molto bene. Forse in passato è abituato a giocare a due, non a tre davanti alla difesa, questo lo sappiamo, lo sapevo. E sta dando grossa disponibilità. All'inizio il ritiro non stava molto bene fisicamente a via del problema al ginocchio che ha avuto l'anno scorso, quindi lo stiamo recuperando, si sta mettendo a disposizione e man mano, domenica dopo domenica, sta venendo fuori e ci darà una grossa mano sicuramente.